scendono in piazza gli studenti teramani per protestare contro inquinamento e cambiamenti climatici. Un fiume di ragazzi, oltre 600 provenienti dalle scuole superiori cittadine, si è riversato nelle vie del centro storico di Teramo con slogan e cartelli. È la prima volta che una manifestazione ambientalista sia stata così tanto partecipata e consapevole da parte delle generazioni più giovani. Lei che è un esperto, noi veramente che cosa rischiamo? Rischiamo molto perché sostanzialmente i cambiamenti climatici stanno già modificando quella che è la nostra vita. Vediamo come sempre più spesso ci sono da un lato delle zone desertificate e quindi questo provoca anche dei grandi spostamenti, delle migrazioni che nei prossimi anni tenderanno ad aumentare, e dall'altro invece abbiamo in altre parti del mondo delle precipitazioni molto forti in periodi di tempo molto ristretti, quindi non siamo abituati, quindi esondazioni dei fiumi, un territorio fragile come l'Italia ne risente moltissimo. I cambiamenti climatici stanno già agendo adesso e quello che dobbiamo fare sono innanzitutto un piano di adattamento per prepararci a questi cambiamenti e dall'altro operare da subito per rallentare questo processo. Tantissimi ragazzi che hanno manifestato a Teramo per salvare il pianeta dall'inquinamento, ma pochi gli adulti. Il corteo è stato salutato dal sindaco Gian Guido D'Alberto e dall'assessore all'ambiente Valdo Di Bonaventura. Sosta in piazza Sant'Anna, dove i rappresentanti delle scuole hanno lanciato il proprio modo ai politici del mondo. Cosa chiedete per il nostro pianeta? Delle risposte e delle azioni concrete. Vi siete accorti solo ora di questo pericolo? È da tanto, però ci dobbiamo organizzare per fare questa manifestazione e finalmente ce l'abbiamo fatta. Questa è una rivoluzione culturale? Sì, assolutamente, perché parte tutto da noi ragazzi e questa è anche un'educazione per i ragazzi del futuro che devono iniziare a pensarci da subito, e la cultura e la scuola possono aiutare molto. Una manifestazione pacifica, colorata e intelligente. Ogni cartello raccontava una storia, il migliore in assoluto questo. E per chi non capisse l'inglese, ecco la traduzione. Questo pianeta è più bollente del mio fidanzato.